Allora, un altro ordine in un'altra farmacia. Vi faccio adesso vedere, perché vi ho fatto un piccolo video, come ho ricevuto il pacco, poi ne parliamo. Via video! Allora, uno scatolone enorme, parliamo di PharmaSave. Eccolo qua, uno scatolone enorme e come avete visto non è pieno e sopra presenta un bel buco, eccolo qua. Ma mi è andata veramente molto bene perché è tutto intatto, non so com'è possibile perché non c'è assolutamente imballaggio all'interno di questo pacco, quindi i prodotti hanno sballottato per tutto il tempo. Ma sono tutti a posto e qua c'ho anche lo scontrino con il farmaco acquistato detraibile. E il farmaco compreso è proprio il Ketoftil Collirio che io ne ho bisogno per l'allergia. Allora, io ho fatto l'ordine, poi ho letto la politica della spedizione, ho visto che ci volevano dai 2 ai 5 giorni lavorativi per essere spedito, l'ottavo giorno li ho chiamati perché comunque mi iniziava a mancare questa che è la pasta all'acqua Ceramol Beta, che adesso vi spiego che uso ne faccio. E un prodotto sempre per il mio cagnolino che è Actea Oto per le orecchie del mio cagnolino che è allergico. Quindi li ho chiamati e gli ho detto: guardi, chiedo scusa, ma siccome sto finendo delle cose, sono già passati 7-8 giorni e guardavo un attimino la signorina cosa mi ha detto: guardi, ha fatto bene a chiamare, ora faccio il reclamo. Dopo 2 giorni mi è arrivata la roba. Vabbè, bisogna chiamare per farsi arrivare la roba. Punto di domanda. Vabbè, comunque, tutto a posto. È andata veramente bene perché, ripeto, anche qui di imballaggio zero. Allora, ho preso la pasta all'acqua Ceramol Beta perché questo è un trattamento lenitivo. Lo uso quasi esclusivamente per le orecchie del mio cagnolino che soffre d'allergia, gli vengono molto rosse e umide. Questa è una pasta base di ossido di zinco e talco, toglie l'infiammazione e aiuta la guarigione. Poi, combinazione, vi faccio vedere qua, non vedete bene, non so come farvelo vedere, comunque c'ho un taglio. Una bruciatura perché mi sono bruciata col ferro da stiro. Ho incominciato a dare quella crema lì che è molto, ma molto spessa, ma mi ha tolto il rossore dell'infiammazione e mi sta facendo aiutare la ferita che si era formata. Ne basta veramente un puntino, vi faccio vedere. È molto spessa e molto asciutta perché crea proprio una specie di barriera protettiva e curativa. È meravigliosa, meravigliosa. Questa è una crema davvero buona per questa tipologia di problemi, sfregamenti, bruciature, pelle irritata, allergica, veramente bella. Vabbè, il collirio è per terra. Actea Oto sono gocce auricolari lenitive e igienizzanti per le orecchie del cane, 15 ml. Raga, PharmaSave ha dei prezzi che veramente competitivi, cioè ottimi, ottimi prezzi. Guardate, ho lo scontrino, ma non ho gli occhiali. Comunque fidatevi, andate a visitare il sito. Sì, qua c'è sempre da pregare che arrivi tutto intatto perché non c'è manco imballaggio. L'ho fatto presente inviando una mail perché scusate, ma non ne voglio più far passare neanche una, nel senso che comunque noi paghiamo anche in anticipo, un minimo di imballaggio all'interno ci deve essere. Su. No, 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 di qua non mi schiodo, ecco. Già usato, mi ci trovo bene. Ok, poi
Ho preso un acetone per lo smalto, un solvente, loro hanno il Nova acetone, pagato 1,30 euro, qualcosa del genere, cioè e funziona benissimo perché io l'ho già utilizzato per provarlo, è una bomba, in una bottiglietta di vetro. Poi ho preso, mia madre ha voluto il classico Timodore spray deodorante, che anche qui pagato poco. Cioè, adesso non vi so dire, ma ha dei prezzi PharmaSave veramente. Poi ho preso un detergente intimo di Aufhydra, amido mio, all'amido. Detersione delicata, già usato in passato, mi ero trovata bene, costava poco, l'ho messo in utilizzo. Ho preso il Bioderma Chica Bound Lever Protector di Uriage. Questo qui è un balsamo labbra meraviglioso perché l'ho già in utilizzo. È molto spesso, rimane molto sulle labbra, rimane tutta la notte sulle labbra e crea come una barriera protettiva. È piuttosto appiccicaticcio, ma al mattino la avete ancora. Questi sono i prodotti che quando poi vi andate a togliere il burro cacao, la crema, la mattina, sentite che hanno lavorato. A me piace tantissimo. Poi ho preso un siero di CeraVe che è nuovo, al retinolo, ha una bassa percentuale di retinolo, ceramidi e liquirizia e niacinamide. Aiuta a ripristinare la barriera cutanea, a levigare la pelle. Io l'ho preso per le macchie, io utilizzo il retinolo regolarmente. Ho voluto, appena finisco quello che ho in utilizzo, che ho quello di Kiehl's meraviglioso, metterò questo. Poi ho preso il mio deodorante di Vichy. Io utilizzo quello antitraspirante 7 giorni, ma comunque bisogna lavarsi tutti i giorni e darlo tutti i giorni, solo che si comincia con una dose un po' più ampia e poi pian pianino le volte successive ne date un pochino meno e diciamo che il corpo si abitua al deodorante, ecco, ma lo uso da una vita. Ho preso quest'acqua micellare perché voi direte, ma in un video se l'avete visto, avevi già preso un'acqua micellare? Sì, non voglio andare nello specifico di dove l'avevo presa, perché guardate, io quest'anno ho buttato via della roba scaduta che mi è arrivata dai siti, roba rotta, finora non mi è andata tanto bene. Io l'acqua micellare che avevo comprato in precedenza della Bioderma l'ho dovuta buttare perché sapeva di acqua sulfurea, cioè acqua marcia. E allora ho optato per quella piccolina, sto giro da 250 ml, quella idratante che ha un delicatissimo profumo perché questa non è scaduta e strucca l'acqua dunque, bellissimo prodotto. Bellissimo, l'ho già provato ovviamente, mentre invece non mi sono trovata bene, non mi sto trovando bene con Uriage Demaquant Waterproof Occhi. Allora, come vedete, questo è un bifasico, ma sugli occhi non ha il grado di vischiosità che desidero io per togliere il make-up, cioè devo fregare un po' troppo e non va bene. Il top per me rimane la Roche-Posay Respectissime, mi sembra si chiami così il bifasico, ma questo lo userò perché lo userò, ma non lo riacquisterò. Poi ho preso delle creme mani perché io utilizzo tantissimo le creme mani di notte sul lavoro, adesso in utilizzo quella di notte. Ho la Ceramol 311 crema mani barriera,
E questa qui è fantastica, non l'ho amata subito perché è una crema piuttosto spessa che crea una barriera e ha difficoltà ad assorbire, rimane un po' appiccicosa, ma se riuscite a dosare bene il prodotto, cioè a non metterne una quantità esagerata come avevo fatto io, mantiene le manine morbide, ma morbide, morbide, morbide. Bel prodotto e profuma tanto di burro di karité, buona. Ho preso due da tenere in scorta perché in studio la sto finendo, quindi porterò quella piccolina di Uriage che è una riparatrice pagata pochissimo, piccolina, non l'ho ancora provata. E poi sento tanto parlare della crema riparatrice mani e unghie di Caudalie e l'ho voluta prendere perché il prezzo era buono e se è buona come quella che ho qui. Per i piedini, che l'ho quasi finita, allora siamo a posto. Ho preso un contorno occhi perché sto finendo quello di Lab Care, la miscela peptidica, e sono andata a finire all'SVR Densitium perché il dottor Luis Campo ne parla sempre molto bene, quindi l'ho voluto provare. L'ho utilizzato stamattina, mi piace tantissimo, mi piace la texture ricca, ma si assorbe e ha anche un buon delicato profumino. Lo so, non ci vorrebbe il profumo nei cosmetici, ma leggero leggero mi fa piacere. E poi ho preso una crema che me l'ha chiesta mia madre per i piedi secchi, l'SVR Xerial 50 mi sembra e riparatrice in 7 giorni dovrebbe mettergli a posto i piedi, insomma un campioncino ci siamo trovati, un campioncino di crema viso CeraVe che conosco benissimo perché mi hanno sempre dato un sacco di campioni di sta crema. Buona, ottima, idratante. A questo giro il campioncino un po' più generoso perché abbiamo uno di questi campioncini qua e basta così, non c'è altro, uno scatolone mega gigante che butteremo via. Io spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi auguro una buona vita a tutti.